Esperimento numero 3, cacca sapone 3.0. 140 grammi di olio d'oliva, 100 grammi di olio di cocco, 10 grammi di olio di ricino, 37 grammi di soda caustica, 90 grammi di acqua. Già preriscaldato tutto a 50 gradi. Impimeriamo un po'. Giusto per emulsionare un po'. Tempera rosa con un altro pochino di acqua che avevo scontato da quella precedente. Stavolta non ne mettiamo tanta. Ok, essenza di cannella. Allora. E qua una litrata. Dovrei metterne 7 grammi e mezzo ora che la butto tutta, si già. Forse devo aprire il tappo qua. Ora che io ho 7 grammi e mezzo, sono tutti vecchi qua. Comunque, vabbè, diciamo che è mezza boccetta di olio essenziale di cannella. Stavolta lo mixiamo meno per renderla più liquida. Dobbiamo raggiungere la fase di nastro. Fase di nastro si ottiene quando non cade più giù dal mini pimer. Che ci siamo? Abbiamo un nastro leggero stavolta, il che è un bene, così almeno restano gli stampini senza fare tutte le pettole. Se continuasse a mini pimerarlo diventerebbe molto più denso, ma invece lo vogliamo così, bello emulsionato, ma morbido. Adesso stampini natalizi, si sta comunque addensando, però è molto più liquido stavolta, quindi in teoria dovrebbe garantire un risultato più performante. Stavolta li faccio un po' meno pieni, al massimo li aggiungo dopo. Sì, forse c'è ancora un po' di separazione tra l'essenza e il coso, provi. La mia bella assistente adora la cannella. Stavolta sono 250 grammi. Dovrebbe venire 300 qualcosa aggiungendo l'acqua una volta che si sia solidificato. Sì, dovrebbe essere giusto giusto per questi stampini. Sentiamo magari la campanella che. Vedi come si sta addensando adesso? Ha cambiato completamente.